un'indiscrezione che ha del clamoroso. Infatti, un'idea incredibile avuta dall'organizzazione del Masters 1000 di Monte Carlo, che ha dichiarato di valutare la possibilità di assegnare una wild card, ovvero un invito per il tabellone principale, al nostro miglior giovane, al miglior 2001 mondiale, ossia il nostro Jannik Sinner, che è stato, ragazzi, il primo 2001 a livello mondiale a vincere un challenge. E questa indiscrezione parrebbe essere vera, e Sinner quindi potrebbe essere una possibile wild card per il tabellone principale di Monte Carlo. Secondo me non è tanto un'indiscrezione, una bomba, una notizia bomba che piomba dal cielo e non ha una sua fondatezza. Anzi, secondo me Sinner alla fine la wild card la otterrà, perché, ragazzi, secondo me Piatti, che ha una certa comunque risonanza nel mondo del tennis, assolutamente riuscirà, secondo me, a far arrivare la wild card a Sinner. E poi, ragazzi, Monte Carlo alla fine praticamente la wild card a un italiano la riserva sempre, perché comunque, ragazzi, Monte Carlo, lo sappiamo, è un Masters 1000 dove ci arrivano moltissimi tifosi italiani, sia dal Piemonte sia dalla Liguria, per sostenere i nostri azzurri. Anche perché se vediamo anche negli anni scorsi, partite di Fognini, partite di Seppi, dove c'erano tantissimi tifosi italiani e sembrava quasi di giocare in casa. Quindi, insomma, penso che la wild card a Sinner arriverà, e sarebbe importantissimo, perché anche per far guadagnare esperienza a Jannik Sinner. E poi è chiaro che ci sia anche una certa curiosità dietro a questa idea, perché, insomma, se davvero Sinner si rivelasse anche all'altezza di giocarsela con i migliori a Monte Carlo, allora potremmo davvero vederci davanti a un futuro campioncino. E chissà che non sarà così, ragazzi. Speriamo che arrivi questa wild card, perché sarebbe davvero importante anche per Sinner. E poi, secondo me, ragazzi, cioè, se si dà la wild card a Tseng, ragazzi, il taipiano, se si dice così, comunque proveniente dal Cina Taipei, Tseng, anche lui 2001, che ha fatto soltanto qualche risultato alla fine buonissimo a livello junior, ma niente più. Comunque, se si dà la wild card, ragazzi, al Masters 1000 di Miami per uno Tseng, ragazzi, che l'ha detto mentre stavo vedendo Sousa Tseng, comunque, ragazzi, Tseng non è assolutamente al livello di Sinner, almeno quello che ci ha mostrato Sinner nelle ultime uscite, soprattutto a Bergamo, ma anche a Trento. Quindi la merita molto di più un Sinner piuttosto che uno Tseng. Quindi speriamo che arrivi la wild card a Sinner, sia per Monte Carlo e poi magari a Roma. Perché se si arriva a Monte Carlo, ragazzi, la federazione lì si sentirebbe quasi obbligata, tra virgolette, a darla anche a Jannik Sinner per il Masters 1000 di Roma. Speriamo assolutamente che ciò accada. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Lasciate una valanga, mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ragazzi, questa, secondo me, si tratta più di una possibilità, ma secondo me potrebbe essere una concretezza. E a questo punto, arrivederci, ragazzi, al prossimo video.